termina, viva Dio, in modo chiaro, una lunga epoca in cui i privati hanno organizzato eventi importanti nella città di Napoli, per i quali è stato sempre necessario ricorrere alle attività della Polizia Municipale, facendo ricadere tutto questo sulle spalle della collettività, perché ha sempre pagato la collettività. Il Consiglio Comunale stamattina ha dunque approvato il regolamento in materia di prestazione di servizi aggiuntivi resi dalla Polizia Locale di Napoli a titolo oneroso ed a favore di soggetti privati, come proposto dalla Giunta Comunale. Da registrare su questo tema anche una discussione dell'Aula particolarmente articolata, segno evidente del notevole interesse suscitato dal complesso argomento. C'è stata una discussione molto lunga, appassionata anche in Consiglio Comunale. Il privato che organizza una manifestazione che ha una certa rilevanza e che per ragioni di sicurezza, di regolazione della viabilità o altro richiede necessariamente la presenza degli agenti della Polizia Municipale deve pagare. Dovrà pagare ancorando questa tariffa ad alcuni parametri, perché non solo dovrà corrispondere il costo per un'ora di lavoro straordinario, ma dovrà versare una maggiorazione del 50%. La delibera permette di ottenere effetti benefici per tutti, aumentare le entrate per le casse comunali.